Ben ritrovati, siamo ormai entrati nel vivo dell'estate in Campania, si continuano a scorgere segnali incoraggianti sul fronte del turismo, un settore chiaramente duramente colpito dall'emergenza Covid. Oggi approfondiamo la sfida del Cilento, lo facciamo con il sindaco di Santa Maria di Castellabate, Costabile Spinelli, che è collegato con noi, lo vedo via Skype. Ben ritrovato, benvenuto a 8 Channel, sindaco, e grazie per la disponibilità, come sempre. Grazie, grazie a voi per l'invito e buongiorno, benvenuti a tutti i telespettatori di 8channel. Allora, Santa Maria di Castellabate chiaramente è una delle località turistiche più frequentate da parte dei turisti nel Cilento. Come dicevo in apertura, l'estate sta entrando ormai nel vivo. Qual è la sua valutazione? Insomma, come sta andando questa ripartenza dopo l'emergenza che abbiamo vissuto? Beh, per quanto ci riguarda insomma, è confortante perché insomma, soprattutto nei fine settimana c'è tanta voglia insomma, di vivere insomma, queste vacanze, di frequentare questi luoghi. Il Cilento poi è particolarmente quest'anno richiesto perché c'è voglia di aria aperta, c'è voglia di grandi spazi, c'è voglia di verde, c'è voglia di natura. E quindi diciamo c'è la richiesta. Ovviamente è un momento particolare anche per noi, alle prese con le difficoltà organizzative e, insomma, di questo momento, con il quale dobbiamo conciliare la ripresa economica, la voglia di vacanza, la voglia di organizzare bene appunto questo flusso che poi ha una ricaduta importantissima anche sul PIL, sull'aspetto economico di questi territori, non dimentichiamo. È quella di rispettare le regole, insomma. Quindi sono due esigenze che noi cerchiamo di conciliare mettendo in campo strumenti e misure, diciamo, importanti di controllo del territorio. Ecco, sindaco, a proposito, si è parlato molto in questa fase proprio su come far rispettare le norme anti-Covid sulle spiagge del Salernitano. Voi come comune avete varato il progetto in giunta di Castellabate Sicura. Qual è il significato appunto di questo piano che avete messo in campo? Guardi, noi è partito quest'anno un anno particolare, è parte da un'ordinanza regionale che è datata maggio 2000, questo mi sembra 22 maggio 2020, si è atteso queste linee guida, insomma, che in primo momento hanno dato delle norme stringenti per quanto riguarda le spiagge. Noi abbiamo iniziato un percorso di studio, di confronto anche con le categorie interessate per cercare di farci trovare preparati nell'affrontare questa estate nel rispetto delle regole appunto che erano quelle dettate dall'ordinanza regionale. Poi strada facendo questo è cambiato perché anche la regione solo a giugno, e ripeto e sottolineo solo a giugno, il 12 giugno, ha modificato un po' questo orientamento iniziale appunto che era quello di queste norme insomma così stringenti. Noi ci siamo adeguati e quindi noi per quanto ci riguarda che cosa abbiamo fatto? Io ho messo un'ordinanza con la quale abbiamo previsto un'attività di informazione che passa attraverso un'app e attraverso diciamo una cartellonistica che abbiamo posto in tutte le parti libere di litorale, in tutte le spiagge libere. I distanziamenti avvengono attraverso il posizionamento di sacchetti di juta, insomma, con i quali noi contingentiamo gli spazi cercando di rispettare appunto questi distanziamenti. E poi abbiamo un controllo che appunto appartiene al progetto Castellabate Sicura che abbiamo varato in giunta la settimana scorsa, proprio perché insomma, questa è la nota dolente, insomma, non sempre il buon senso, la responsabilità individuale. Accompagna le azioni, forse sarà la spiaggia, sarà il clima delle vacanze, sarà che in spiaggia, insomma, la gente è più portata a insomma, non rispettare le regole, a vivere qualche ora di relax, però c'è bisogno di un'azione di controllo puntuale che va messa in atto. Ed ecco perché questo progetto, con la quale abbiamo dei turni della Polizia Municipale presenti sulle spiagge, già in questo fine settimana abbiamo fatto molte azioni di sequestro sia di merce contraffatta che di ombrelloni posizionati abusivamente sul litorale. Continuerà per tutta l'estate, quindi due turni, mattina e pomeriggio, perché noi presidieremo le spiagge, anche se sono tantissimi i chilometri di spiaggia, quindi insomma, il nostro litorale è molto esteso ed è un'azione impegnativa quella che ci aspetta. Però cerchiamo di essere presenti in spiaggia e cercare insomma, di richiamare al rispetto delle norme elementari del distanziamento e al buon senso, insomma, che è quello che stiamo cercando di fare. Con tutte le difficoltà del caso, perché capite bene che insomma, le spiagge diventano naturalmente, soprattutto nei fine settimana, in questo periodo
in questo periodo diventano meta di tantissime persone che scelgono di trascorrere qualche ora al mare, insomma, e noi siamo impegnati proprio in questo lavoro di richiamo e di rispetto delle regole. Ecco, questa sicuramente, Sindaco, è un'estate difficile per gli operatori turistici. Quali sono le sensazioni che sta raccogliendo, appunto, tra albergatori, titolari di stabilimenti balneari? Santa Maria di Castellabate fa registrare in questa fase il tutto esaurito, soprattutto nel fine settimana, quindi siamo tornati ad un turismo mordi e fuggi. Ma vorrei chiederle soprattutto quali sono le reazioni, appunto, degli operatori economici rispetto agli aiuti intervenuti dalla regione e dal governo centrale, perché mi pare di capire che c'è molta delusione in questo senso. Sì, c'è chiaramente le misure che sono state messe in campo. Ovviamente un operatore non può mirare ai 2.000 euro, insomma, o altre azioni di questo tipo. C'è una necessità che è quella di, insomma, di intervenire, come ad esempio il bonus turismo. Insomma, non decolla, ma non decolla per una criticità strutturale, è quella legata appunto alle difficoltà economiche nelle quali già versano questo settore. Molte attività hanno subito un freno nei 2 mesi, marzo, aprile e maggio, dove i ponti di Pasqua, i ponti di primavera, che sono già per noi parte importante del flusso turistico, rappresentano una quota importante, insomma, sono stati quest'anno persi, per non parlare del mercato internazionale, del flusso internazionale turistico degli stranieri. Castellabate è meta di tanti stranieri che decidono di trascorrere qui le proprie vacanze, soprattutto dal nord Europa. Quindi questo è un flusso, questo è un mercato che quest'anno i nostri operatori hanno perso, per cui questo mercato, questa crisi, diciamo, queste perdite di quote di mercato, appunto, non si compensano con il bonus o non si compensano con i 2.000 euro, ma credo con misure strutturali di sostegno e di sgravio, ad esempio come quella che il Comune di Castellabate adotterà nei prossimi consiglio comunale, perché noi, ad esempio, per queste categorie, soprattutto quella del settore del comparto turistico, che ha sofferto maggiormente, appunto, questa situazione legata al Covid, noi prevediamo un abbattimento del 30% per quanto riguarda la Tari, quindi diciamo diamo una possibilità, un ristoro, un aiuto, accompagniamo queste categorie che sono il cuore pulsante della nostra economia ad affrontare meglio questo momento di crisi. Sindaco, la questione dei servizi ha fatto discutere molto il caso dell'ospedale di Agropoli, che è punto di riferimento per quanto riguarda la sanità del vostro territorio. Insomma, si va davvero verso la riattivazione di questo presidio sanitario, come ha annunciato il governatore De Luca? Beh, io aspetterei i fatti, perché di annunci ne abbiamo sentiti tanti, e tant'è che questa non è la prima inaugurazione di questo ospedale. Ne abbiamo viste dal 2015 ad oggi, ne abbiamo viste diverse. Io mi atterrei ai fatti e spero, perché io sono fra quelli che, insomma, fanno il tifo perché questo ospedale riparta, e questa è l'offerta sanitaria per questa parte di territorio della Campania venga adeguata e rispetti degli standard, diciamo, di paese civile. Ecco, insomma, questa parte soprattutto nei predestini si trasforma, ma anche per i residenti. Quindi io aspetto, spero che questo primo piccolo passo si concretizzi. Non sono lì a buttare la croce addosso, perché insomma le difficoltà ci sono, innegabili, però noi non possiamo vivere di annunci, abbiamo bisogno di fatti concreti. Quando in questo momento particolare gli annunci la fanno da padrona, io mi limiterei ad aspettare i fatti. I fatti dicono che oggi ci sono solo alcuni servizi, quindi è una riapertura, diciamo, ridotta questa qui. Noi però, insomma, ci limitiamo a registrare che è un qualcosa in più. Io sono ottimista per natura e quindi voglio guardare l'aspetto positivo, diciamo, è una piccola ripresa, però aspettiamo che sia compiuta e venga ridata una dignità, l'idea di primo livello a questo ospedale, che fra l'altro è una struttura importante, anche di nuova costruzione, insomma, dal punto di vista strutturale, e che abbraccia un territorio vasto nella parte sud della provincia di Salerno, per cui venga ridata questa possibilità di avere dei servizi anche dal punto di vista sanitario importanti e all'altezza di questo territorio. Non credo troppo agli annunci, perché gli annunci sono a tempo determinato, sono come le bugie, hanno le gambe corte. E quindi abbiamo la preoccupazione che io ho manifestato, e che questo sia frutto di un impegno preso e al quale non si può venire meno in campagna elettorale, quindi si realizza un'apertura per dire ho mantenuto l'impegno.
Io voglio sperare, voglio, ripeto, essere ottimista che non sia così, che non succeda questo, e che dopo il 20 settembre non arrivi qualcuno a spiegarci che i costi che sostiene l'ASL per questa struttura sono maggiori di gran lunga a quelli che sono i servizi erogati, per cui c'è bisogno di una formula ragionieristica per la quale questo ospedale, insomma, ritornerà nella situazione, nel limbo in cui è stato, diciamo, collocato fino adesso. Però noi saremo vigili, io sarò attento perché io sono uno di quelli, anzi sono l'unico che ha portato questo piano al TAR, nelle aule di giustizia, proprio perché ritengo che il diritto alla salute debba essere difeso sempre e comunque, indipendentemente dal colore, dai partiti, dalle persone, dalle simpatie, dalla destra, dalla sinistra, insomma, la salute è di tutti e non si scherza. Allora, per chiudere, Sindaco, questa nostra intervista, naturalmente verificheremo nel corso dei mesi quale sarà la situazione dell'ospedale di Agropoli. Tornando invece alla sfida del Cilento per la ripresa del turismo, come dicevo, segnali già confortanti per voi, per Santa Maria di Castellabate, ma cosa vi consente di fare la differenza? Credo soprattutto la qualità del mare e la tutela dell'ambiente sono strategici da questo punto di vista. Guardi, il nostro territorio, il comune di Castellabate, è cresciuto tanto in questi anni, le testimonianze, diciamo, e i riscontri sono questi. Diciamo che è un insieme di cose, un insieme di una crescita che si è avuta costantemente in questi anni. Molti legano il successo di questi territori alla pellicola, Benvenuti al Sud, alla risonanza cinematografica che, diciamo, diciamo anche l'esposizione mediatica che ha avuto questo territorio e che senz'altro rappresenta un volano importante, uno strumento importante di visibilità, di notorietà. Però, come dico sempre io, Castellabate era questa anche prima di Benvenuti al Sud ed è continuata questa crescita perché questa grande esposizione arriva velocemente, ma allo stesso modo va via velocemente. Noi siamo a 10 anni dal Benvenuti al Sud e devo dire che insomma, questa crescita non si è arrestata, le persone che vengono a Castellabate ci ritornano volentieri perché hanno la possibilità di valutare, di apprezzare uno stile di vita, una qualità della vita che passa dalle acque incontaminate, 22 anni bandiera blu, insomma, sono queste immagini, all'80% di raccolta differenziata che noi stiamo effettuando in questo territorio, ai riconoscimenti delle 5 vere di Legambiente, al borgo più bello d'Italia, uno dei borghi più belli d'Italia del nostro centro storico. Insomma, un insieme di connotati, di crescita, per poi che viene accompagnata anche da una crescita delle strutture, perché anche grazie ai nostri imprenditori, alle nostre strutture ricettive, che sono cresciute tanto, quindi diciamo un connubio tra pubblico e privato, che noi, posso dire, abbiamo guidato in questi anni, accompagnando appunto questa crescita che è quella che oggi è sotto gli occhi di tutti. Quindi diciamo una serie di combinazioni di azioni positive, ecco, di azioni virtuose che sono state messe in campo e che devo dire sono state seguite anche dalle popolazioni. Perfetto, grazie, grazie Sindaco per questa intervista e buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Allora, abbiamo concluso. Io, come sempre, ringrazio Regia per noi Aldo Fenizia, grazie a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con 8 Channel. Arrivederci.